tic 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 tic, è il rumore delle unghie di Poppy, il nostro cagnolino, sì, mentre cammina sull'asfalto. La nostra passeggiatina pomeridiana che ogni tanto ci concediamo. Due passi, la parola magica, che lo fa eccitare al pensiero di girare e annusare in regime di semilibertà. Io seguo il suo ritmo, a partire dalla scelta che sembra fare ogni volta che esce dal giardino di casa, a volte a destra, a volte a sinistra. Non ho ancora capito cosa gli fa scegliere l'una o l'altra possibilità. È facile seguire il suo ritmo, ormai non corre più come un matto alla ricerca di cagnoline. Neanch'io. Sì, a dire il vero non l'ho mai fatto, eh. Le cagnoline non mi hanno mai attirato. Un po' di pelo va anche bene, ma troppo. Ogni giorno cambiamo un poco il nostro tragitto, almeno un poco di novità ci vuole. E oggi percorriamo una stradina poco frequentata, costeggiata da villette basse a destra e a sinistra, bassi cancelli, giardini curati. Villette anni 70, Sì, piante varie, ma persone non se ne vedono, no? Spettatori paganti nessuno, terreno in buone condizioni. La giornata è grigia, con un vento serrato. Le folate muove le chiome degli alberi. Le mie di chiome sono solo nel passato remoto. Poppy cammina costeggiando muretti e basse cancellate che delimitano la proprietà delle singole case. Qualche annusata, un facsimile di pisciatina, poi qualche passo più spedito. Alla fine della strada noto uno strano movimento. Sembra camminare improvvisamente circospetto, quasi timoroso. No, non si ferma, però rallenta. Rallenta e guarda un poco verso l'alto, quasi con soggezione, come avesse di fronte un cane molto più grande di lui. Alzo il mio sguardo e forse capisco, forse, il motivo di quel comportamento. Nella villa d'angolo, basse palme con foglie frastagliate muovono e rotano velocemente le loro chiome da ferme, con una vibrazione di ogni singola foglia dell'intera palma. Come un ventaglio, frastagliato, mosso da ferme velocemente, e in sottofondo un rumore di vento e foglie. Frrr, frrr, frrr. Poppy avanza lento, in quel modo, sino a girare l'angolo della casa, fino a quando le foglie delle palme scompaiono alla vista e lo strano rumore si affievolisce al punto da non sentirlo più. E improvviso mi coglie un pensiero, una frase. Chissà come vedono i suoi occhi questo mondo. Mi compiaccio di me nell'averla pensata in quel modo. Chissà come vedono i suoi occhi questo mondo. Altro che noiose e stucchevoli spiegazioni sull'empatia e sulle inevitabili domande che da 30 anni mi sento porre. Ma che differenza c'è tra empatia e simpatia? Oh, che già mi stai sui maroni per aver fatto quella domanda, verrebbe da rispondere. Ti sei già ciullato la possibilità che io sia empatico con te, perché quando uno mi è antipatico non riesco a essere empatico, vedi? Mi garbuglio subito in questo labirinto di termini e significati. Ah sì, meglio il mio caro Poppy per provare quel sentimento e cercare di comprenderne la profondità. Chissà come vedono il mondo i suoi occhi. Non lo so, non lo so, non lo posso sapere, lui non è in grado di spiegarmelo, neppure se glielo chiedessi. Posso solo fare un timido tentativo, una pallida ipotesi di cosa può aver visto dalla sua statura, con quei suoi occhi nascosti in parte dalla frangia bianca, del significato che può aver dato a quelle palme, di quali mostri o persone o creature strane si sia animata la sua mente e il suo pensiero, tale da indurla ad un comportamento ed una camminata così circospetti. Chissà come vede nel mondo i suoi occhi. Ah, sarebbe tutto più semplice se le persone si facessero quotidianamente una domanda così. Ah, ma non nei confronti dei loro cani, no, no, nei confronti dei loro simili. Ma sarebbe tutto più semplice se un counselor si facesse questa domanda ogni volta che incontro una persona,
anziché chiedersi che differenza c'è tra empatia e simpatia. Caro cane vecchietto, ma sarà per questa tua vecchietudine che mi porti pensieri profondi, eh? Poppy, sì, un cane vecchietto, un cane saggio, un cane da meditazione trascendentale.